Allora, l'altra sera mi stavo facendo i cazzi miei praticamente, quando mi hanno scritto su Facebook, linkandomi un gruppo di Facebook che neanche non conoscevo, dove ci sono tutta una serie di, scusate sono un po' raffreddato, di tecnici e fonici che fanno presa diretta, e segnalavano questo paio di cuffie, le Mackie qualcosa 250, dicendo che erano meglio dell'Audio Technica M50, e io mi sono detto è impossibile che sono meglio dell'Audio Technica, sono le mie cuffie preferite. Il problema è che ho cercato un po' di review online e non si trova tantissimo in questi casi. Poi mi sono detto, Francesco, hai già 100.000 paia di cuffie, basta comprare cuffie, basta, che cazzo è sta roba, possiamo leggere le recensioni e vedere se ci piace. Possiamo ordinare un paio di cuffie. Per tutto il resto c'è Mastercard. E giustamente, mentre si scioglie l'aspirina, ce l'andiamo a sentire. Che cazzo devo fare? Lei. Allora, queste qui sono le MC250 della Mackie. Costano un centinaio di euro. Si trovano anche meno, l'ho visto in giro su qualche altro store che non era Amazon. Sugli 80, però poi c'era la spedizione. Diciamo che il prezzo è quello lì sui 100, che è un po' il costo dell'Audio Technica quando sono in sconto, che sono circa 99, oppure il prezzo pieno dell'Audio Technica è 150. Quindi teoricamente vengono fuori a 50 euro meno delle Audio Technica. Ho perso il coltello. Ma porco di un... E quindi prendo l'occasione di questo test di queste cuffie per parlare anche di una roba di cui non si parla tantissimo. E intanto vediamo che c'è una bellissima porta cuffia, finta pelle morta, le cuffie, cuffie, cavo e libretto di istruzioni, niente di particolare. E intanto che litigo con la scatola, su quella roba di far fare, diciamo, il rodaggio alle cuffie, alcune persone tendono a non provare subito la cuffia appena uscita dalla scatola, che è una buona idea in realtà, e buttare tipo dentro un'oretta o due orette, o dopo ci sono un milione di religioni su sta roba del rodaggio delle cuffie, praticamente per far slegare un po' i driver, ok? Left e right dove è scritto? Sempre il panico del left right, left? Ah, però se non me lo scrivi io come so? Ah, qua, c'è scritto qua. Left e right, ok? Sono molto piccole. Spero che si allunghino, sì. Sono regolabili. Quindi li metto sul mio testone. Vado ad attaccarmi un cavetto e andiamo a sentirle. Io non ho mai creduto in questa roba del rodaggio, però diciamo che dipende un po' dal tipo di cuffia. Su alcune cuffie molto hi-fi è consigliato fargli un filo di rodaggio. Intanto il collegamento è il classico cavo mini jack, però vedo che ha... un ingresso a vite, no, l'ingresso a vite è per questo, ok, quindi diventa jack da 6, mentre da questa parte si va dentro così. Ah, c'è una specie di, non so se si vede, questa parte del jack ci sono tipo degli slottini di plastica, fanno mettere dentro il jack nella direzione giusta e poi si può bloccare. Praticamente se entrate col jack e poi lo ruotate di 90 gradi, praticamente rimane dentro bloccato, in modo che così se tirate il cavo spaccate la cuffia. Quindi non mi sembra un'idea della Madonna, però volendo lo potete tenere sganciato, così se tirate il cavo non spaccate le cuffie. Quindi potete decidere, questa è una roba figa, potete decidere se tenerle dentro o no bloccate. Dal punto di vista del design sono parecchio brutte, devo ammettere che il simbolino della Mackie è veramente un po' inguardabile, però andiamo a sentire un po' come suonano. Quindi però il mio Spotify li ascolto col preamplificatore dell'Apollo, quindi teoricamente dovrebbe essere buono. Usciamo dall'Apollo. Ah, non posso usare l'Apollo. Cazzo di driver di merda. Ok, mettiamo un po' di Joji. Sono molto comode, devo ammetterlo. Hanno un'ottima riduzione del rumore. Ehi, attenzione. Dicono che fanno da 8 Hz a 20 kHz, quindi rispetto a un M50... saranno magari un filo meno brillanti sulle altissime, ma hanno più basse nel low end. Le faccio andare un po' vuoto perché in questo caso sento che non sono rodate, sono ancora un po' impiantate. Soprattutto tenendo conto nelle bassissime frequenze che sono un po' frenate perché il driver è un po' nuovo. Quindi le lascio andare un po', intanto si sente un po' di suono, immagino dal microfono. È buona l'aspirina, dai. Sono belle brillanti, quindi si sentono i rumori di fondo, si sentono i fruscii, che è una cosa importante su questo tipo di cuffie, perché mediamente le uso come check, cioè come se sto registrando faccio il monitoring con queste. Transienti sono buoni e sono molto stronze, cioè se ci sono delle saturazioni nella voce, qui sono molto apparenti, cosa che invece nelle mie cuffie statiche no.
Suona bellissimo. Avrei preferito un pochino più di low end, ma vediamo tra un po'. Vediamo una roba. Tipo Flume che ha tantissime basse, sentiamo come arrivano. Ma aspettavo qualcosa di più dal sub. Però la cosa bella è che appunto se c'è qualche suono acido me lo fanno subito sentire, che quindi posso andare dentro a correggerlo. So che in alcuni di questi brani ci sono alcuni suoni acidi che sento anche nei monitor che sono acidi. Queste mi stanno dando una buona rappresentazione dell'acidità di alcuni elementi, le S del cantante, gli hi-hat magari troppo brillanti. Vediamo le bassissime frequenze di Ed è quasi come essere felice di Motta. Lo uso sempre un po' come riferimento perché ha nel floor tom e nel kick delle frequenze molto molto basse. E soprattutto una voce molto mediosa. Buono. Ingresso della voce molto pulito. Si sentono le plosive della voce, che è una cosa che non tutte le cuffie riescono a dare. Vediamo quando entra la botta. Belle! Quant'è l'impedenza? 32 ohm, quindi vanno con tutto. Margine stereo, very nice. Meglio dell'Audio Technica. Queste sono più. Hanno più stereo. Go Flexi Post Malone. Vado a sentire tipo le 808, il kick. Se è frenato o se sbrodola. Precisissimo. Interessanti. Moon River, Frank Sinatra. Mancano forse un po' di transienti. Mi verrebbe da mettere qualche transiente in più in mix. Ma questa è un'altra di quelle cose che si sistemano col tempo nelle cuffie. Quindi hanno bisogno di un po' di ore di ascolto. Qui le ho letteralmente aperte. Ora faccio così: metto in stop, lascio andare le cuffie con un po' di musica, ok? A un volume medio, come quello che ho adesso, e torno a risentirle più tardi. Ne approfitto per parlare del comfort di indossamento. La parte qua sotto è in finta pelle, praticamente, quella che appoggia sulla pelata, nel vostro caso nei capelli, spero per voi. E anche questi pad sono in finta pelle. Molto morbido, molto morbido. E l'interno invece, proprio di dove si appoggia la punta del tuo orecchio, è invece una spugna, anch'essa molto morbida. Devo ammettere che sono probabilmente state pensate per essere indossate molto molto a lungo. Queste MC 250 sicuramente passano il test, il test del comfort. Si possono anche ripiegare, ok? Very very comodo. E posso farvi sentire quanto spill c'è. Quindi, questo è Sinatra. Andiamo nella traccia prima, che è un pochino più di bomba. Questo è un volume, diciamo, molto alto in cuffia. E questa è la quantità di spill che hanno queste cuffie. Quindi, non tra le più chiuse, però sicuramente molto. Cioè, sentite il rispetto alla mia voce. Ok, ci siamo capiti. Lasciamola andare per un po'. Sera gli occhi rossi, sei bella davvero. Torniamo su Moon River. Se sono migliorati i transienti della chitarra di destra. Sono migliorate. Quindi mi raccomando, fategli fare un po' di rodaggio le cuffie prima di fare una decisione. Provo uno swap velocissimo con le Amazon Basic Studio Monitor che sono una cinquantina di euro. Arrivo subito. Quindi 100 euro contro 50 euro. Sei. Qui sento ad esempio più le basse della chitarra di destra. Ma la voce è più sfocata. La voce è più sfocata però. Sì, non c'è paragone. Diciamo che i 50 euro in più si sentono tutti. Sono indeciso. No, sono meglio queste. Però. Rainbow Band. La la la. Rispetto a un paio di Superlux 681. Moon River. Le 681 hanno un po' più di dettaglio, ma delle basse molto meno belle. Scusate, ho il cavo corto. Però la voce non è così a fuoco come nelle Mackie. No, ok, va bene, non c'è cazzi. Se Mackie battono tutte le cuffie che ho in casa. Meno le 1060M, ovviamente. Però sono anche 300 euro. Molto belle! Molto belle, quindi questi esperimenti notturni e questi ordini, diciamo, un po' impulsivi ogni tanto aiutano. Mi piace ogni tanto portarvi qualche prodotto, diciamo, magari un pochino meno famoso di quelli che di solito si consigliano sempre. Questo anche grazie a tutti quelli che acquistano materiale audio attraverso i miei link qua sotto, perché li ho pagati appunto con i buoni che Amazon mi gira, appunto perché voi passate dai miei link. Quindi se volete che continuino questi tipi di recensioni un po' bislacche, però sicuramente
meno tradizionali e soprattutto non sponsorizzate dai brand. Ricordo che Mackie non mi ha dato nessun soldo, ma me le sono comprate. Niente, continuate a seguire il canale, magari iscrivetevi, accendete la campanella, accendete un lucino alla Madonna, fate quel cazzo che volete, I don't care. Ci vediamo lunedì, e lunedì ci vediamo sul canale però di Chitarra Facile, perché ci sarà un podcast con me medesimo, spiego un po' di roba anche lì, quindi lunedì ore 14, ci vediamo di là.